La prima che è stata ritrovata, che era Eleonora, ho visto la foto, non ho visto, diciamo, il corpo, non mi hanno aperto l'involucro dove lei era custodita, ma ho visto però una foto, ma non sono riuscita a riconoscerla, riuscivo a capire soltanto che era una donna, una ragazza giovane. In che stato era? Beh, insomma, non, era irriconoscibile, ecco, questo posso dire. Hanno chiesto a lei di fare questo compito, ecco, di riconoscimento dei corpi, perché lei appunto è da sempre qui, quindi è tra le persone che conosce meglio, forse più di tutti, gli abitanti del territorio. In quel momento mi trovavo lì, nei dintorni, e quindi diciamo hanno chiesto a me. Ovviamente tutti gli altri hanno chiesto, penso, a dei parenti, perché appunto dovevano riconoscerli loro. Storicamente non è mai avvenuta qualcosa di simile. Ci sono state alluvioni nel passato, come quella del 1910, l'ultima del 2009, ma da quello che noi sappiamo, dai dati storici, comunque non hanno interessato questa zona che è stata colpita adesso. Questo cibo, insomma, che vediamo alle nostre spalle, ecco, è... Cosa state facendo? Allora, qui si è creato un piccolo centro di raccolta, perché i centri grandi di raccolta degli alimenti sono quelli del Centro Papa Francesco, gestito dalla Caritas diocesana, e della Cittadella della Solidarietà, che si trova a Forio, gestito sempre dalla Caritas. La Caritas poi ci fornisce di questi alimenti e noi li portiamo nelle zone dove alcune persone non possono in questi giorni scendere giù nel paese per fare la spesa, perché le strade sono impraticabili, e quindi noi, con alcuni automezzi che le persone ci mettono a disposizione, noi portiamo direttamente da loro il cibo di cui necessitano. Noi esprimiamo tutta la nostra vicinanza, siamo disposti a fare qualsiasi cosa per loro, perché sono dei fratelli nostri. E anche se da lontano in questo momento, perché adesso stanno giustamente vivendo il loro dolore nel silenzio, diciamo, noi vogliamo mandargli un grande abbraccio, caloroso abbraccio, e soprattutto noi stiamo pregando tutti quanti per loro, per sostenerli e per sperare sempre che possano trovare qualcuno ancora vivo.